Ma sinceramente non dovrei essere io a parlare, ma è giusto che parlino i ragazzi perché penso che oggi tutta la squadra, tutto il gruppo abbiano dimostrato che hanno messo veramente tutto sul campo. È una vittoria tutto loro, sono loro i protagonisti. È chiaro che la volevamo con tutte le nostre forze, come vi avevo detto, il peso della non vittoria cominciava a farsi sentire ed era normale, però hanno risposto alla grandissima e l'avete visto, cioè c'è stata grande gioia al termine della gara perché è giusto che è una squadra che lavora sempre con grandissima intensità, con grande professionalità durante gli allenamenti e il non veder coronati i loro sforzi veramente a me, allo staff tecnico, era qualcosa che non ci faceva dormire la notte, perché è un gruppo che merita tantissimo e oggi è giusto che abbiano goduto di questa vittoria perché è stato il coronamento dei sacrifici che fanno quotidianamente. Quindi è stata forte la gioia, vi posso dire le parole che ho detto loro a fine partita, di essere un allenatore estremamente orgoglioso e felice di allenarli. Perché è un gruppo che nelle difficoltà non ha mai abbassato la testa, anzi, ci ha sempre messo la faccia cercando di andare oltre le difficoltà. Quindi io sono orgoglioso di loro. Sì, è vero che nei primi 20 minuti, al di là delle difficoltà che hai espresso, che è normale che fosse così, perché quando giochi con la paura, ogni tanto. E senti il peso del risultato, è normale che qualcosa concede, non giochi, ve l'avevo detto, il pallone pesa di più del dovuto, però c'è anche una forte componente del pressing uomo su uomo che è venuto a farci nei primi 20 minuti la Viterbese, che gli va dato atto, l'ha effettuato anche molto bene. Poi è chiaro che anche quell'intensità lì, dal punto di vista proprio alla terza partita in una settimana, non potevano tenerlo, e nel momento in cui arrivavano con una frazione di tempo dopo ci siamo sciolti e gli episodi che hai citato ci hanno dato autostima, coraggio, forza e poi abbiamo fatto la nostra partita e nei minuti finali abbiamo ottenuto con grande anima, che era lo spirito che aveva contraddistinto la squadra e ogni singolo ragazzo, anche a Lucca quando eravamo sotto. Ma questo spirito, questi ragazzi ce l'hanno, questo gruppo ce l'ha. Ora è il momento di continuare a perseverare questi tipi di prestazioni, perché ogni settimana sappiamo che è un campionato estremamente equilibrato dove tutti possono battere chiunque. E quindi sappiamo che dobbiamo sempre giocare con questo spirito e continuare a crescere e a perseverare nel nostro percorso. Però ecco, penso che oggi un peso dalle spalle bello grosso ce lo siamo tolti e possiamo ora giocare sicuramente con più tranquillità. Ma sinceramente mi è piaciuto tutto perché oggi se le dovrei elencare a uno e spiegare tutto ciò che mi è piaciuto, perché oggi Tozzo secondo me ha fatto una prestazione straordinaria, ha trasmesso una tranquillità a tutti quanti e gli va dato atto e secondo me è sinonimo di grandissimo carattere perché si è preso delle critiche, ma da portiere importante, da giocatore maturo ha saputo lavorarci sopra e oggi ha fatto una grandissima prestazione. La linea difensiva era una linea difensiva composta da tutti i giocatori under. Bellucci sta rispondendo presente, ha giocato pochissime partite da quando è a Teramo e sta dimostrando la sua crescita che ha iniziato nel ritiro, che anche quando aveva giocato poco, ma vi garantisco, era un ragazzo che si è sempre allenato con un'applicazione, una dedizione straordinaria e quando è stato chiamato in causa sia in Coppa Italia, a Lucca e oggi da titolare ha fatto secondo me una partita estremamente importante, come Piacentini, come Bois, come Rillo. Poi, senza menzionare il capitano che sta facendo un inizio di stagione da leader indiscusso, ma tutti quanti hanno giocato
al massimo, senza considerare che era la terza partita per tutti quanti, anche per la Viterbese. In una settimana è venuta fuori una partita di un'intensità che non era facile, quindi è sinonimo che le due squadre volevano ad ogni costo arrivare al risultato. Detto questo, quindi quello che mi è piaciuto di più è ogni singolo mio calciatore. E poi l'abbraccio che ci siamo dati a fine partita anche di coloro che non sono entrati ma che erano partecipi e soffrivano per i loro compagni. E questo è un sinonimo di grandissima compattezza e di uno spogliatoio eccezionale. E poi, insomma, ora dobbiamo continuare. Siamo all'inizio, abbiamo giocato 7 partite, il campionato è lunghissimo, ora dobbiamo continuare a migliorare e a lavorare sulle nostre prestazioni, perché penso che i margini di miglioramento siano tanti. Gli inserimenti da dietro sono i più difficili da leggere. Quindi lavorare sui tempi di inserimento non è facile. Marco ora lo sta interpretando bene e sta ora segnando con continuità, ma se vi ricordate sono gli stessi inserimenti che ha portato Mungo 3-4 volte nelle prime 2 giornate davanti al portiere, che poi Paroni con Lentella gli fece 2 o 3 parate importantissime, ma sono gli stessi inserimenti, ragazzi, li stanno applicando. Perché secondo me andare a riempire l'area anche con il centrocampista ti aumenta le probabilità di essere pericoloso e soprattutto di essere imprevedibile. In precedenza, certo che ci siamo tolto un peso. Ora però dobbiamo scioglierci, aumentare le nostre velocità, migliorare dove dobbiamo migliorare e perseverare su quello che stiamo facendo, su questi tipi di prestazioni. È chiaro che la classifica, le vittorie creano entusiasmo, è certo che contano, perché quando lavori con grande intensità durante la settimana e fai sacrifici e poi li vedi vanificati da un risultato non positivo, a volte pur facendo delle prestazioni molto importanti in cui avresti meritato di più, è chiaro che non ti fanno giocare in maniera spensierata e tranquilla. Il detto lo dicono in tanti, non è che lo dico io, vincere aiuta a vincere. Questo perché quando ci sono le vittorie, crei entusiasmo, crei consapevolezza e puoi giocare più libero. Quindi è chiaro che questa partita qua deve aiutarci a continuare a fare quello che dobbiamo fare, migliorandoci. Io mi rivolgo a tutti i tifosi che amano il Teramo, perché oggi ci hanno dato un supporto eccezionale, lo avevo chiesto, ma hanno risposto presenti, come quelli che ci hanno spinto, che hanno fatto 400 km e sono venuti a Lucca nelle difficoltà, non ci hanno mai abbandonato. Oggi ci sono stati vicini e ci hanno dato grande, grande forza, ma a tutto lo stadio. Non è casuale che noi siamo andati a ringraziare la curva, i distinti, la tribuna, perché oggi c'era grande unità di intenti. Poi è chiaro che i risultati trasmettono entusiasmo ed è tutto più facile, però durante la partita, anche nei momenti in cui soffriamo, come è normale che sia negli sport di squadra, essere aiutati e avere il conforto dei propri tifosi che ti aiutano, magari ti spingono a dare qualcosa in più, non è banale. E oggi l'abbiamo vinta tutti insieme. L'hanno vinta i ragazzi, l'hanno vinta quei ragazzi che non hanno giocato, l'ha vinta la società, l'hanno vinta i tifosi, l'abbiamo vinta tutti insieme. Dove c'è unità di intenti è più facile arrivare a risultati positivi. No, 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 Boa aveva i crampi. E l'ho tolto, l'avevo anche alzato per cercare di togliergli un po' di metri di campo da percorrere, e poi avevo fatto questo tipo di lettura, avevo visto Urso e Van der Velden in difficoltà negli spazi e quindi avevo scelto due giocatori estremamente veloci come lui e Azio Osmanovic che li potevano impensierire, però non ne aveva più. E poi deve partire con la nazionale domani, avrà due impegni importanti. È motivo anche di orgoglio e merito di suo e di tutta la squadra perché si è rimesso in mostra, ha riconquistato la nazionale Under 20 e non era così scontato in pochissime partite, quindi c'è da fargli i complimenti.